conoscenza, competenza digitale, business, avete visto Tante parole chiave in questo video di presentazione del Cluster Comet. Che cos'è il Cluster Comet? È una realtà attiva da un paio d'anni, qui con noi stasera abbiamo il direttore che è Saverio Maisto, buonasera, buonasera, buonasera direttore. Allora buonasera. spieghiamo cos'è questo Cluster Comet, nato con la legge rilancio imprese, giusto? Cluster Comet nasce appunto con rilancio impresa, quindi nei primi mesi del 2015, ma in realtà è l'evoluzione se vogliamo di quello che era il distretto industriale della componente Meccanica. Quindi una rivisitazione di un distretto che già esisteva. Che no? già esisteva, che aveva però un, un raggio d'azione molto più limitato, lavorava tra, era riconosciuto tra il pordenonese e il Codroipese, ora con i cluster invece abbiamo competenza regionale, in effetti con una regione, con i numeri della nostra regione. Non avrebbe senso, avuto senso fare altrimenti, esempio, chiaro. Esatto. esatto. L'evoluzione quindi dei distretti industriali che in qualche modo ci studiano e ci invidiano in tutto il mondo, che fa sì che ha un peso importante anche a livello di, di numeri perché insomma Beh, andiamo parlando... a dargli questi numeri perché coinvolgono veramente tantissimi addetti tantissime imprese ragionando soprattutto in termini di scala regionale e non più di friuli occidentali diciamo esattamente così, no? i numeri sono importanti e sono i numeri più importanti piacciono delle... parecchio ai giornalisti che nome. piacciono ai <ride> giornalisti quindi li, li diamo bisogna darli le aziende che lavorano direttamente nel settore della metalmeccanica in friuli Venezia Giulia e che quindi fanno parte di Comet sono 3.600 780 per un 56.000, 57.000 quasi ad, occupati e una mente veloce fa una divisione come la mia esatto. <ride> no, non, sì, non era un gran caso, no. fa una divisione veloce no? E sì. si rende conto effettivamente qual è la dimensione media delle aziende della metameccanica nel okay. nostro settore se poi ci mettiamo dentro e quindi che... si conferma diciamo quello che è l'inerzia italiana no? O la, ten... o la tradizione più che altro italiana di aziende di media piccola dimensione no? piccolo è bello mm. o piccolo è ancora bello discussione che c'è tutti i giorni no? certo, eh, certo, sì. certo sono aziende cosa ne pensa lei ovviamente lei rappresenta eh, aziende medio piccole quindi mi deve dire per forza che piccolo è bello io dico che piccolo può essere ancora bello okay. può essere ancora mi bello piace, mi piace questo se senso le, critico se le piccole riescono a rendersi conto che non possono giocare solamente sul passaparola a livello di attività di comunicazione, di marketing, ma soprattutto commerciale commerciale, le aziende di Comet per una grandissima percentuale che si aggira quasi a, attorno al 90% sono aziende che nascono come spin off di ex dipendenti che si mettono in proprio mm. e hanno, sono aziende a conduzione familiare ma si sono ben specializzate in una determinata lavorazione okay. allora se riusciamo a lavorare però questa dovrebbe Comet... essere la tendenza futura no? super applicazione in un campo specifico, no? da però, non avere competitor anche quello è il tipo di mentalità immagino ma, no? ma la dimensione eh, la snellezza dell'essere piccolo non deve essere assolutamente però un handicap allora si può, ci, si può mettersi insieme in maniera intelligente e come su questo si impegna tutti i giorni si capisce questo messaggio e mm, la vedo perplesso. <ride> allora, la resistenza al cambiamento è sempre presente nel nostro territorio, forse ancora di più. Ma... Del resto, uno dice: 'Mi sono sistemato economicamente, ho una dignità con un tipo di mentalità perché devo cambiare.' No? C'è tutto il tema del passaggio Conservatorismo, generazionale. Il passaggio generazionale. Tutto... Insomma, sappiamo. Noi abbiamo costituito 22 reti di impresa che coinvolgono circa 180 aziende, tutte friulane e tutte che sono orientate ad attività commerciali verso l'estero, dove effettivamente la snellezza delle nostre aziende e la, la specificità produttiva viene ancora premiata e viene ancora apprezzata. No? La Germania, che ovviamente per noi è il nostro mercato di riferimento, certo. in qualche modo piace e la vede quasi, vede il nord est, il Friuli Venezia Giulia, quasi come una costola stessa dei tedeschi e apprezzano effettivamente quando ci si riesce a mettere insieme e sfruttando le competenze tecniche di ognuna delle aziende, ognuna delle aziende, si può dare anche un semiprodotto finito, preassemblato, attenzione noi parliamo di, di, di aziende che magari distano, sono, fanno parte addirittura di due province, ma che sono raggiungibili in macchina in 30, 40, 50 minuti. Sì. Se avessimo che una sono be... distanze risibili. Sono assolutamente no? risibili, perché magari lo stesso, lo stesso azienda che ha due capannoni a, di, a nord e sud della stessa città, immagino Berlino, ci mette molto più tempo magari eh certo. per, per raggiungere un capannone piuttosto che l'altro. E qui in Friuli invece abbiamo questa questa fortuna e cerchiamo di enfatizzare anche se uno è che ne so a sesto e in corso lodi tipo no ecco ci mette più tempo assolutamente no? sì Questo... anche a Milano <ride> basta a Milano non serve, non serve a Berlino che ha dimensioni ancora ma più grandi ma da Trieste no? a Erto, sì, non so, esatto. eh, insomma in un'ora e mezza riusciamo a raggiungerlo, insomma magari stiamo attenti ai punti e andiamo piano. Andiamo <ride> sì, questa là. è la raccomandazione che facciamo, che facciamo sempre. Questo dice che è un eh, vantaggio, eh, dove possiamo migliorare ancora? Però. È un vantaggio ma è anche potenzialmente una criticità, dipende Perché? come viene gestita la cosa. L'essere piccolo e il sin de besoio, o Fassomì, se, se, sì, se sì, siete sì, veneto siamo può, può, andare, può andare bene. Ma anche Bassa Pordenonese, eh, credo che dicano così. Esatto, sì, che parlano ancora parlano in Veneto, l'accento è veneto e il dialetto è veneto, eh, può essere un'opportunità se si sfrutta, facendo capire al cliente che si è snelli. Sì. Può essere una criticità invece se la teniamo come unico asset di riferimento, allora a quel punto lì la dimensione di fatturato e di numero di dipendenti rischia di non farti neanche sedere al tavolo della trattativa, perché ti escludono a prescindere. Mettendosi insieme invece sì, si può sedersi a tavola e ragionare e mettere a disposizione tutti gli uffici tecnici delle singole aziende come un pacchetto unico e un interlocutore unico per l'azienda. Ecco. Poi dietro il progetto di aggregazione si nascondono attività come quelle di fare business plan, di fare budgeting, ma soprattutto di portarsi a casa competenze manageriali che molte volte per un'azienda a condizione familiare è sempre un tema Delicato. Sì, mi pare di capire che la maggior parte delle aziende abbiano una dimensione proprio eh, familiare, però se io le faccio una domanda senza dati sotto mano, quindi se se la sente mi risponde, altrimenti rimanda al mittente. Abbiamo visto in questi giorni i dati ehm, sull'occupazione, allora il dato oggettivo dice che l'occupazione è in ripresa, eh, la lettura analitica dei numeri dice che però il lavoro non è di una grande qualità. Qual è la qualità? Perché sono contratti diciamo, eh, che si allontanano un po' dalle mansioni, ti fanno fare una cosa in luogo di un'altra, eh, i, i tempi sono diciamo, non certamente indeterminati. Che qualità del lavoro c'è nel vostro cluster? Per quanto riguarda la metà meccanica, devo Grazie sottolineare... Grazie che mi risponde, prima <ride> Per quanto riguarda la metalmeccanica, io faccio riferimento al settore di riferimento, quindi al nostro settore. I dati sono importanti, ma bisogna saperli leggere. Okay. Io vi posso garantire che in questo momento le aziende fanno fatica a trovare determinate competenze, fanno fatica a trovare giovani. Sì, questo è un grande classico no, degli ultimi anni. No? Che gli annunci di lavoro ci sono nel settore, però si richiede grande specificità, no? grande competenza. E quando gli si chiede effettivamente che figure cercano, eh, mi rispondono molto spesso: sì, è vero, sto cercando un colletto blu ma che lavori con i guanti bianchi. Okay, Ormai nelle aziende, in tutto quello che stiamo vivendo in questo, in questo periodo degli, della quarta rivoluzione industriale, Industria 4.0, Factory of the Future in alcuni paesi, insomma, ma abbiamo capito cosa intendiamo, il segnale è importante. Nelle aziende della meccanica non si esce più sporchi di olio, ma si lavora attraverso dei tablet. Tutto digitale, si manda, si guarda da lontano, non ci si sporca più e serve la testa, non serve più la solo la manualità. E le aziende fanno fatica a trovare persone in questo momento ed è un paradosso importante, se vogliamo, abbiamo numeri di disoccupazione che bisogna saper leggere, sì. che sono ancora importanti, di contro aziende che non trovano figure professionali. E allora cerchiamo di capire, probabilmente, probabilmente prima, visto che le aziende stanno correndo, di... Sposarsi con un candidato, metteranno alla prova con dei contratti che possono essere a tempo okay. determinato. Sì, ma io, sì. ma io vi lo sposo se ragioniamo la... in questa logica, qua, ci sta tutto. Vi, carità, io vi posso no? lanciare la sfida: datemi 100 periti e 100 ingegneri meccanici, e io in una settimana li piazzo tutti e 200, così. Mi piace. Ci potremmo fare un titolo: sì. eh, no? 200 posti di lavoro subito. subito. Eh, a livello, oh, mi piacerebbe sapere come siete eh, con la formazione, con la sinergia con gli enti di formazione, con le scuole, eccetera. Avete strategie? Siete eh, connessi? Insomma, come fate? Siamo molto connessi, ovviamente, a tutti gli enti riconosciuti dalla regione e lavoriamo intensamente con loro, anche in alcuni progetti attraverso uh, la, la regione stessa. Penso al progetto Joe Benggo, che vede l'inserimento di nuove figure all'interno dell'azienda, è un progetto che ci ha dato grossa soddisfazione e, e penso all'evoluzione che stanno avendo gli studi tecnici attraverso gli ITS, sia quello del Malignani per capirci, sia sì. quello del Kennedy, sono questi due anni post diploma che effettivamente vanno a formare ancora di più con competenze specifiche i ragazzi. Ecco, non è cioè un problema perché la settimana scorsa ho avuto come ospite la direttrice Iannis no, dell eh, Malignani della Fondazione no. Malignani e quindi la domanda eh, mi, è, mi è venuta in mente pensando a quell'esperienza lì. E no? la provocazione però che vi faccio è questa. Sì. Quanti ragazzi sfornano ogni anno questi istituti e quante aziende, facciamo riferimento ai numeri che davo prima, ci sono sul territorio? Forse è un problema sociale, dobbiamo far capire effettivamente mm. alle famiglie che... L'operaio specializzato metalmeccanico non è più quello che si sporca le mani d'olio e che è schiacciato in una discesa. Dice che c'è un retaggio, sporta. un po' no? Eh, temo, viene visto come dequalificante, come temo, tipo di mansione. Temo che non viene ancora enfatizzata effettivamente la competenza tecnica, il valore e dobbiamo lavorarci su questo perché effettivamente le aziende hanno bisogno di queste risorse qua e non le trovano. Non le trovano e quindi insomma ci sono ancora opportunità su cui si può lavorare in maniera intensa. Anche se gli ITS stanno facendo un lavoro. Su, Fantastico, certo. e tanto è vero che la forza poi di un, di, un, di un percorso formativo scolastico è dato in maniera molto semplice, da con quanta velocità vengono assimilate poi i, i ragazzi sfornati dalla scuola e quanti vanno a lavorare effettivamente nel settore che hanno studiato. Chiaro, chiaro. Allora, se vediamo effettivamente i numeri di, di, degli istituti, della formazione degli ITS e vediamo effettivamente che questi ragazzi non finiscono neanche il percorso scolastico e sono già promessi. A qualcuno aziende, eh, vuol, dire, vuol che dire che è, che è, è valido funziona. come tipo di, di esatto. percorso eh, formativo. Eh, senta, traiettoria di sviluppo. Traiettoria no? di sviluppo. <ride> tipo esame universitario. No? Vada pure, no? spieghiamo cosa sono e l'importanza più che altro per il vostro cluster. È un'importanza strategica, ritengo, non solo per il cluster, ma per tutta la regione. Um, Devo fare un piccolissimo Cappellino. preambolo, esatto. Allora, eh, in ottica di finanziamenti europei, in ottica Horizon 2020, sì. la comunità europea non eh, finanzia più tutti i settori in tutti i territori, ma chiede ad ogni regione di individuare quali sono le filiere di valore per la regione stessa. Quello che sono un po' le eccellenze, no? Le eccellenze e in Friuli Venezia sono state individuate eh, come filiere strategiche quelle del sistema casa legato al legno e della metalmeccanica, appunto, quella sì. di cui Quindi Comet. ci siamo con ci voi. Ci siamo assolutamente. Quello dell'agroalimentare. Il biomedicale, il navale e la creatività, cultura e turismo. In prima battuta, quando mi hanno detto quali erano le filiere, ho risposto: beh, hanno messo tutto dentro. Poi ci ho pensato un attimo e mi hanno risposto: E che a me sembrava? Insomma, Volevo fare questa osservazione, dico c'è più o meno tutto. Vi faccio, allora vi faccio una provocazione. Uno degli asset principali della nostra nazione è sicuramente la moda, sì che non è stata presa in considerazione in questo momento, perché i numeri effettivamente sembrerebbe che le aziende della moda in Friuli non sia una regione particolarmente sensibile a uno dei pilastri. Sì, chiaro, è chiaro, ed vero, è vero, eh, adesso la sensazione ci può essere qualche eccezione che... Eh, diciamo che eh, esce cioè. dal, dal, dall'ordinarietà, però non siamo una regione, non siamo che ne so, le Marche un, con le calzature o la, Lom no? esatto, o la Lombardia o ecco, no? anche lo stesso il Veneto. Veneto, Veneto, Veneto ecco, certo. siamo lo Scarpone, piuttosto certo. che le rive del Brenta. Ehm, All'interno di queste filiere qui possono essere finanziate quindi attività utilizzando questi contributi europei che passano per la regione di ricerca e sviluppo e innovazione attraverso appunto questi eh, Porfesre che passano quindi dall'Europa per la regione e finanziano la ricerca e sviluppo e innovazione delle aziende stesse. All'interno poi di ogni filiera, ogni cluster ha rivisto quali voci di spesa, per semplificarlo, quali sì. attività possono essere effettivamente voci di finanziamento in ricerca e sviluppo e innovazione. Allora qui eh, la sfida era importante, perché dovevamo individuare effettivamente quali erano nei prossimi anni le attività sulle quali le aziende dovevano investire. Certo. Parliamoci chiaramente, agli imprenditori della metalmeccanica. meccanica, se vai a raccontare che c'è la possibilità di acquistare un macchinario nuovo più performante, li porti a nozze. Aziende ben capitalizzate in macchinari, molto spinte inefficientemente efficientamento produttivo, magari altri aspetti li, un po', li hanno messi un po' da secondo parte, piano, li sì. piano, ma a livello produttivo sempre delle eccellenze. Come Comet abbiamo coinvolto quindi una serie di importante di partner, di stakeholder, di portatori di interesse, come si dice sì, in italiano, sì. dall'università. Udine, Trieste, la Sissa, piuttosto che i consorzi universitari. Abbiamo coinvolto 20 rappresentanti del mondo delle associazioni di categoria, ma soprattutto abbiamo coinvolto le aziende per capire effettivamente dove stava andando la metalmeccanica. I numeri sono importanti perché siamo riusciti a coinvolgere 200 aziende in maniera diretta e quasi 600 in maniera indiretta, intendo dire con eh, dei contatti eh, attraverso email piuttosto che, che telefonate. Le traiettorie che sono emerse sono particolarmente interessanti sia nel modello in cui le abbiamo riscritte, mettiamolo così, sia per quello che è emerso, perché d'accordo eh, i macro cappelli possono essere un'innovazione di prodotto, un'innovazione di processo, cose che effettivamente sono state già viste. Ma è nato una terza filiera, una, un terzo asset che riguarda l'innovazione dei modelli di business e quindi innovazione organizzativa. Innovazione organizzativa che e soprattutto. Nel video iniziale, no, richiama anche questa era una parola chiave no, della, della, della filosofia del cluster. No? Sì, nel video poi soprattutto mi piace la parola passion, la passione che ci mettono i nostri okay. imprenditori nel, nel lavoro, no? quanto effettivamente si riconoscono nelle aziende e quanto certo. si riconoscono anche nel trussolo che, 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 che hanno prodotto. E dicevo quindi, innovazione di, di business, innovazione organizzativa che prevede anche tutti quegli aspetti della servitization quindi di spostare il business non tanto nel processo, nel prodotto, ma quanto nel servizio. Allora, faccio una provocazione, penso effettivamente a, a un po' a tutti noi: è capitato che la macchina del caffè te la te la regalano. Ormai te la regalano, perché perché poi tu comprai la cialda. Esatto. Allora compri il servizio, no? in qualche modo. Sei costretto, diciamo costretto, insomma. Ti legano. Hai quel tipo di legame, Ti esatto. legano. E il business, quindi non è sta più nella vendita della macchina, quanto nella vendita della cialda, quindi del servizio. Se riusciamo a fare a far capire agli imprenditori che questo è un aspetto importante, sì. che anche questo è un aspetto importante, stiamo facendo effettivamente cultura e riusciamo a spingerli in un'attività che comunque Comet sta continuando a seguire nel riaggiornamento di queste traiettorie, quindi delle voci che possono essere finanziate attraverso dei bandi che ripeto, eh, sfruttano dei finanziamenti europei che passano per la regione, poi sono bandi regionali piuttosto che camerali che però devono spingere le aziende verso l'innovazione di, di, in senso lato. Certo, certo creare una sorta di virtù in questo senso. Per chiudere, le chiedo una cosa che chiedo sempre quando ho eh, diciamo, eh, degli ospiti legati al mondo dell'economia e dell'impresa: eh, cosa ci manca qua per fare le cose meglio? Nel senso, non dico che vadano male, però, se potesse avere la bacchetta magica e dire in Friuli Venezia Giulia vorrei questa cosa, più di questa cosa qua, cosa chiederebbe lei? Mi aggancio a un riferimento che mi ha fatto prima, vorrei che effettivamente ci fosse un'attività, forse anche sociale, di far capire effettivamente in alcune aziende il concetto che si può mangiare per terra da quanto sono pulite e quindi non bisogna avere più paura di lavorare in alcune fonderie anche, quindi il concetto ti mando in fonderia perché non vai bene a scuola, è sì, a scopo punitivo, lei non mi deve, dice. esatto, vorrei che riuscissimo a fare questo salto, salto collegato magari poi a tutti i concetti di cooperazione legati all'aggregazione di impresa. Se riuscissimo a fare questo step, se avessi la, la bacchetta magica e riuscissi in qualche modo a fare, a fare questo salto alle aziende, sono convinto che le cose, che per carità, Vanno bene, vanno bene, ma possono andare ancora meglio, e non dobbiamo mai fermarci di farle andare ancora meglio. Beh, per questo quartiere. si lavora per forza in tutti i settori, eh, diciamo, eh, di, di, di impegno lavorativo. Bene, con il vostro, grazie, grazie a a Mario Maestro, per grazie essere stato nostro eh, ospite, grazie a voi che ci avete seguiti. Appuntamento alla prossima puntata di Viceversa. Buonasera a tutti.